Rilassati! Dopo un'estate di completo relax e divertimento, eccoci pronti per affrontare un altro anno all'interno del nostro fantastico campus. Come ben sapete, perché qui siamo in attività già da un mese, moltissime sono le novità. Quindi abbiamo deciso di riassumerle per voi nel prossimo servizio, così giusto per aggiornare gli sbadati. E questo campus che è pieno di energia, di vita, si respira, quindi veramente dopo 8 anni io mi accorgo che è cambiata questa realtà, è cambiata, e dico per fortuna. Io vi garantisco, questo è un messaggio rassicurante, voglio darvi, che nella discontinuità, perché è chiaro che c'è una rottura, quindi questo potrebbe creare un po' di disorientamento, un po' di paura a tutti, è chiaro, è umano, ma vorrei appunto portare avanti la continuità di quello che è stato seminato, perché c'è veramente una grande sfida, ma io da solo non posso farlo. La sfida è quella di farlo insieme, ma ci mettiamo la testa, il cuore e le mani per portare avanti questa realtà molto molto bella. Perché questo cuore che esplode in sentimenti diventasse una per chi non ha più male. Mani, prendi queste mie mani, fammi vita, fammi amore. Questa giornata l'abbiamo vissuta nel segno della gioia e della festa, perché abbiamo iniziato come ogni anno l'insediamento delle case, ovvero abbiamo attribuito ad ogni bambino nuovo dell'infanzia, primaria e secondaria una casa. Ci sono delle novità, tra le quali vi ricordo la nuova app attraverso la quale potrete seguire da casa il punteggio di ogni squadra. Chiediamo al Signore che possa sempre essere presente in questa casa. La benedizione vuol dire questo. O Dio, che ci dai la gioia di inaugurare questa nuova ala della scuola, fa che quanti vi converranno come maestri e come educandi ricerchino sempre il vero, il bene e il bello. Siamo quarto posto in questa superba giornata. Abbiamo sommato i punti fatti da tutti, infanzia, primaria e secondaria. Ecco, avete visto? Padre Antonio se n'è andato, padre Gianluca è il nuovo superiore locale ed abbiamo una nuova preside, la professoressa Luciana Ferraboschi. Abbiamo inaugurato la secondaria completamente ristrutturata e siamo entrati a pieno nel sistema delle case. Dobbiamo raccontare ancora qualcosa, Loris? Ovviamente sì, dobbiamo farvi vedere come hanno vissuto l'accoglienza i bambini della scuola dell'infanzia. Via al servizio! Thank you.
Ora passiamo agli appuntamenti. Vi ricordiamo che i corsi di Creativamente inizieranno a metà ottobre. C'è ancora tempo per le iscrizioni, soprattutto per i corsi serali dedicati agli adulti. Vi invitiamo a visualizzare tutte le informazioni cliccando sul link che appare qui sotto. Vi annunciamo infine che nella seconda metà di ottobre si terranno le audizioni per assoldare nuovi voti del nostro TG Campus. Le audizioni saranno aperte agli alunni dalla terza primaria alla terza secondaria. Vi aspettiamo numerosi! Da Loris, Elena, è tutto! Alla prossima settimana!